buongiorno a tutti, siamo qui con Matteo Tatili, uno dei protagonisti di Savignanese contro San Sebastiano. Ti chiedo, oggi il San Sebastiano ha fatto una gran partita, soprattutto in difesa, sei poi entrato tu a dare una mano all'attacco, un gol clamoroso, quello che hai realizzato oggi. Ti chiedo sensazioni dopo questo match. Allora, devo dire la verità, mi aspettavo una partita diversa, aspettavo che andavamo già all'inizio, alla fine del primo tempo, in vantaggio. Siamo stati, diciamo, sfortunati perché siamo andati spesse volte davanti al portiere. Secondo me dopo ci siamo adeguati alla foga della partita, palle lunghe, eravamo sempre, le squadre anche erano spesso lunghe, come si è visto anche loro spesso ci hanno preso in contropiede. E ho dato una mano, sì, ma sempre grazie alla mano di tutti gli altri. E siamo, secondo me, una squadra fortissima, siamo stati molto sfortunati e si riparte dalla prossima a pedalare come sempre. Un altro punto comunque molto importante contro una squadra di categorie importanti. Ti chiedo se ti aspetti questa Savignanese poi nei prossimi scontri, perché è il primo di tre atti che avremo poi nel giro di praticamente un mese. Secondo me sì, perché loro comunque, a prescindere sia quando hanno subito le nostre azioni, sia anche dopo l'1-1, non hanno mai smesso di crederci, tanto che si è visto che gli è stato allunato anche un gol in fuorigioco, quindi credo che sarà dura anche nelle prossime partite. Tornando invece sulla partita di oggi, ti chiedo, quando sei entrato in campo hai avuto istruzioni particolari? Abbiamo visto che hai fatto sia sulla fascia sia poi nell'attacco, quasi un attacco a due. Devo dire la verità, ho avuto le istruzioni, però non le ho seguite, credo, perché me le ha date, però credo che poi mi sono mosso a sentimento, quindi riguardo questo penso che devo migliorare ancora. Ultima cosa, cosa hai provato dopo quel gol? Perché comunque è davvero, davvero molto bello, da fuori area, un tiro pazzesco. E se hai una dedica magari particolare sul gol? Ma una dedica particolare ce l'ho verso me stesso, che dovrei calciare più spesso, essendo che me lo dicono spesso. Quindi quando ho tirato c'è stato un po' di liberazione, essendo che spesso mi dicono che dovrei calciare un po' di più, e quindi ero molto contento. Grazie mille. Figurati. Grazie.